Io e i miei colleghi siamo sempre stati convinti che far parte del mondo scientifico si riassumesse soprattutto nella libertà di pensare. E il pensiero libero non si può vincolare attraverso dogmi, antiche credenze o semplici formule che tentano di limitare la realtà a uno spazio definito. Le nostre idee potrebbero sopravvivere in una sorta di coerenza quantistica al tempo e allo spazio, forse anche alla morte. E se questa vi sembra una stranezza, pensate a come tutti gli enigmi della fisica classica potrebbero trovare una spiegazione nell'interazione fra universi paralleli vicini che comunicano l'uno con l'altro. C'è chi chiama queste bizzarrie fenomeni paranormali. Io li vedo semplicemente per quello che sono, una componente fondamentale della realtà. Caro signor Pieroni, io dico che le mancheranno tutti questi tesori una volta che non li avrà più sotto mano. Veramente non ho mai avuto niente sotto mano. Questa casa era il museo di mio padre, entrava solo lui. Singolare. Non vedo perché tenere nascosta una collezione del genere. Vai, fa piano con quella cassa, su! Allora, era il vaso canopo etrusco ed era l'ultimo, eccolo qua. Bene, allora noi ci risentiamo non appena avremo una data per l'asta. Perfetto, la ringrazio. Grazie a lei. C'è? Ma insomma, c'è qualcuno? Thank you.
Ludovico Tosi, il nuovo professore a contratto dall'Università di Padova. Avrei appuntamento col preside De Carlo per discutere del piano didattico. Avevo appuntamento 7 minuti fa, mi scuserete, ma arrivare è stato un inferno. Prima l'autobus non passava mai, avrò aspettato almeno mezz'ora, poi un traffico, tutti fermi. Gli altri sono scesi dall'autobus, ma io avevo questo. Vabbè, comunque, come vede, sono Ludovico Tosi e mi hanno chiamato per tenere il nuovo corso di fisica delle particelle. Avrei un paio di idee in mente da discutere col preside. Sei lettere. Il principe malato di Dostoevsky. Che voleva lei, scusi? Il preside De Carlo. Sì, chi devo dire? Tosi Ludovico, sì. Professore a contratto. Vabbè, dopo spiegarci. Oh, so io, sì. Sì. No, non ti preoccupare. No, ma figurati. Ma lo so. Senti, no, volevo sapere, ma poi hai detto quella cosa? Bravo! Bravo, così mi piace. Sì. Senti, quando ci vogliamo vedere che così magari ne parliamo? No, figurati. Io sto qua fino alle 7 stasera, capirai? Beh, da te che te devo dire? No, facciamo così, guarda, direttamente. Ti chiamo io stasera, ci mettiamo d'accordo che magari ci andiamo insieme, capito? Va bene? Grazie. Ti do un abbraccio. Ti chiamo io. No, aspetta un attimo. Che gli si dia a lei? Preside. Sì. Il professor De Castro. Preside. Senti, c'è qui uno che... Aspetta un attimo. Come ha detto, si chiama lei? Ludovico Tosi. Sì. Federico Bosi. Tosi, Ludovico Tosi. C'è bisogno di urlare, calmo, Ludovico Tosi. Ludovico Tosi, Università di Padova. Si pare. Finalmente sei arrivato, ti stavo venendo incontro. Grazie, non serve più. Non serve più. Susanna Tessitore, di fisica teorica, ci siamo scritti. È andato bene il viaggio? Sì. Oddio, bene fino alla stazione, poi come stavo spiegando al signore... Sì, vieni, ti accompagno dal preside e nel pomeriggio c'è la conferenza. Perfetto, sì. Idiota! Sei lettere, il principe malato di Dostoevsky, è l'idiota! Giusto. Certo. Vieni, andiamo. Grazie. Prego, ci mancherebbe. L'idiota. Vieni. Sai che mi è piaciuto tanto il tuo articolo sulla rivista Noi e i Bosoni? Quale? Modello sull'interazione dei tetraneutroni con la materia ordinaria. Sì, mi ha colpita. In alcuni punti mi sono addirittura emozionata. Mi fa piacere, ti ringrazio. Sai, il talento scientifico è una cosa di famiglia. Quando avevo 6 anni, stavo giocando a Newton e Copernico con mio fratello. Hai mai giocato a Newton e Copernico? No. È abbastanza semplice. Uno fa finta di essere Newton e l'altro Copernico. Io preferivo sempre fare Newton perché mi appassiona di più. Mi scusi, signor Bocci, ma questa che sarebbe? Una specie di notifica di sfratto? Ma no, non è una specie, è proprio una notifica di sfratto. Cioè, questo si è svegliato così stamattina e noi tra un mese siamo per strada, sullo stro... Simone! Non può farlo. E invece sì, posso. Non c'è nessun contratto, no? Oh, questo si chiama parlare, bravo! E se facciamo una bella telefonata alla Guardia di Finanza? I contratti d'affitto vanno depositati dal notaio. Io ho fatto giurisprudenza per quasi 2 mesi. Oh, questo si chiama parlare, bravo, un notaio. Come mio fratello Nicola, per esempio. Esatto, uno come... Io come... Un mese. Madonna, che voglia di fargli male. Malissimo. Bocci, dici? Bocci. Malissimo. Ma tipo sotto una pressa. Bella la pressa. Ti piace? Sì, molto. Andata alla pressa. Ma ha chiuso il computer. Adesso, a parte l'insulto, ma ero a 10 secondi dalla fine di un'asta. Una statuetta fighissima di Michelangelo delle tartarughe ninja che esce dalle fogne per prendere la pizza, Simone, e portarla... tra un mese ci andiamo a dormire noi nelle fogne. Sì, giusto. Devo aggiornare il blog. Che poi, tra l'altro, è mezza colpa tua. Come sarebbe mezza colpa mia? Facciamo una cosetta a nero che risparmiamo. Eccolo il risparmio. Ma la smetti, l'economia a nero è il futuro.
Poi non mi sembra che tu fossi contrario, anzi. Infatti ho detto mezza colpa tua. Comunque la prossima volta si versa una bella caparra e finché non scade il contratto casa è nostra. Va bene, va bene. Già alle 4:15. Fammi sbrigare, va. Che alle 5 devo essere in laboratorio e poi ho una conferenza al dipartimento. Carina la sveglia, posso? Dai, andiamo che faccio tardi al lavoro. Davide, l'hai rotto! E questo, a grandi linee, è come si gioca a Newton e Copernico. Ci sono domande? Bene, siamo in chiusura allora, non vi tedio oltre. Oh no, grazie, grazie. Vorrei ringraziare la professoressa Tessitore per avermi introdotto nel team di ricerca congiunto con il CERN di Ginevra. Oh, grazie, grazie. Ma quella non era la tua tutor? Sì, ti prego non cominciare. A fare che? Davide, le hai sbavato dietro finché non mi sono laureato. Chi è quell'attrezzo? Simone! Susanna! Ciao! Ciao! Ma è un sacco di tempo che non ci vediamo. E tu? Davide, lancia. Tranquilla, è normale. Davide, giusto. Lui è Ludovico Tosi, da Padova. Ah, nuovo acquisto? Sì, terrò il corso di fisica delle particelle di quest'anno. Simone Ruggeri, sto al laboratorio di fisica sperimentale. Oh, ma pensa, fisico anche tu? No, storia lunga, lascio perdere. Fuori corso, a scienze della comunicazione attualmente. Grazie, Simone. Che ti sto leggendo? Questo, no, niente, è solo una passione di famiglia. Ma affittano casa solo alle ragazze. Sì. Noi due pensavamo di iniziare a travestirci. Ma perché? Cercate casa anche voi? Sì. Fra un mese siamo per strada. Potremmo andarvi peggio. Io sto in una pensione sotto la Tiburtina. Vabbè, dai, vicino alla stazione. No, no. Sotto. Ah. Cerchi un'altra sistemazione? Magari anche dei coinquilini? Due bagni e sempre di là tre belle scale. Sì, beh, gli infissi insomma dimostrano i loro anni, è vero, però ragazzi siamo nel cuore di Roma. Sentite, sentite che pace, un silenzio di tomba. I loro anni, eh? Eh sì, svariati. Altri problemi in casa, signor Pieroni? No. Bellissima casa, signorile. Sì. Questa casa era la casa di mio padre, sì, era il suo museo privato, diciamo. Sì. Pittore? Collezionista, oggetti d'arte, roba antica, sì. Ah, un tombarolo. Un tombarolo, sì. No, no, ma che tombarolo? Lasci perdere. Vabbè, vabbè, niente, non importa. Comunque, questa è la casa, 120 metri quadrati nel cuore di Roma. Si affitta da sola, su. Eh? Si affitta da sola, su. Ah, bellissima. Bellissima. Ma com'è bellissima, è decrepita. È d'epoca. Il che magari ci dà qualche vantaggio sul prezzo. E poi è piena di storia, non lo vedete? Non la sentite la storia? Non è la storia, è la muffa. Ci piace moltissimo, signor Pieroni. Sì, bella è bella, eh. Però, boh,
un po' vecchiotta. Facciamo così. Se trovate una casa del genere a un affitto più basso, i primi 2 mesi ve li pago io, eh? È una sfida? Sì, sa che c'è, non è proprio il nostro target, ecco. Mi scusi, ci dà un attimo, signor Pieroni? Prego, prego. Grazie. Adesso stammi a sentire. Target, la casa è solida. Ma che ne sai? Hai fatto anche architettura. Il test d'ingresso. Davide, non possiamo andare per ruderi perché per 2 mesi hai fatto anche storia medievale. L'amica di Susanna me l'aveva descritta più vivibile. Dobbiamo dare un'occhiata agli impianti. Ruderi, impianti. Oh! Questo fine settimana siamo per strada. Abbiamo 5 giorni. Li passiamo a cercare il target? O preferite che ce ne andiamo tutti alla pensioncina sotto la stazione dove stava Ludovico? Ah? Tutto bene, voi tre? Credo che la prendiamo. Ah. Oh. Ah, il trolley sì, anche all'ingresso, perché li sistemiamo poi. Sì. Vestiti? Oh, non t'affaticare, eh. No, no. E questa era l'ultima, no? Sì, è rimasta qualche camicia, ma tranquillo, le porto su io. In settimana, forse. È pronto? Oh, ma in bianco. Vabbè. Direi che il primo brindisi lo facciamo agli scherzi del destino. Sì, ci sta tutto. Agli scherzi del destino e a questa casa. Voilà. Ludo, ma il cervellone del CERN con cui collaborate tu e Susanna non è lo stesso che negli anni 80 con i suoi colleghi Simone. Ha costruito? Noi ci occupiamo di fisica, non di fantascienza. Ma quale fantascienza? Ma tu li hai mai visti i falli di New York? No, e neanche tu, perché non esistono. Ma quanto è buona questa pasta? Scusate, vi blocco prima delle scie chimiche, domani ho giornata lunga in biblioteca. Poi delle scie chimiche ne riparliamo, ma tu perché non sei rimasto a storia medievale? Nah, la storia va bene finché è un hobby, pagato. E questo dimostra la tesi. Sei un fancazzista. Allora io brindo al fancazzismo. Salute. Salute. Cacchio. Avanti. Chi è il fisico burlone? Ma no, ma che figata. Cos'è, stagno? Ludo, dove l'hai trovata? Ma cosa? Dai, la forchetta finta. Ma guardate che non è stata mia l'idea. Oh, cosa avete? Il mestolo. Cos'è che non... Ma che è d'oro? È d'oro. È di Ikea. Ma c'è qualcun altro nella palazzina? Boh, Pieroni non ha detto niente. Subito una bella figura coi vicini. Mamma mia. Arrivo! Scusate, non ci siamo neanche... Voi l'avete sentita la porta, vero? Sì, chi era? Nessuno. Come nessuno? Vabbè, quelli di sopra avranno dei bambini che si divertono così. Schifosi ragazzini bastardi. Ma sì, sicuramente. Eh? Cosa? Hai detto porta? No, tu hai detto porta? No, prima forse, quando hanno suonato. Alla porta? Io ho sentito porta. Ma chi ha detto porta? Forse era qualcuno da fuori la... Ma tu hai visto bene? Non c'era nessuno. Avete detto qualcosa? No. No. Buonanotte, gente. Notte. Buonanotte. Thank you.
che simpatico! Davide! Oh! Dai che domattina ci dobbiamo alzare presto! Quanto sei deficiente! La pianti? E dai, Davide! Va bene. Non c'è nessuno. Allora tanto vale rimettersi a dormire. Alla merda! No, 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 Ludo, c'è qualcosa di strano qui. Sì, è strano che alle 2 del mattino siamo ancora in piedi a cazzeggiare, visto che abbiamo la sveglia alle 7. No, 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 nell'armadio c'è un coso, denti, braccia, luce, gambe, oh! Sì, dai, va bene, c'è il babau nell'armadio, bello scherzo, sì. Come il letto che mi si sposta in camera, tutta roba che viene da quei tuoi file di New York, scommetto. Il letto? Sì, sì, buonanotte, fancazzisti. Domani Pieroni mi sente. Buonanotte! E adesso che facciamo? Te lo dico io che facciamo. Colazione! Ma tu stanotte hai dormito? Pensa un po', malgrado tutte le vostre trovate. Io vado a prepararmi, che faccio tardi. Muovetevi, fancazzisti! Non mi sento più le gambe. Meglio che ti ci abitui finché non troviamo un'altra casa. Un'altra casa? A questo prezzo? Simo, noi non sloggiamo, ci serve qualcuno che sappia cosa fare. Tipo un esorcista. O un professore del CERN. Eh? Ti ricordi la discussione di ieri sera con Ludovico? Lui e Susanna collaborano con un esorcista del CERN. Ma che esorcista? Quello era un genio. Negli anni 80 ha costruito degli acceleratori di particelle grandi come zaini. Tu hai presente quanto è grande un acceleratore di particelle? Più di uno zaino? 27 chilometri. Quindi più di uno zaino? Ma non solo. Aveva sviluppato questa teoria per cui alcune manifestazioni energetiche sopravvivrebbero allo spazio-tempo in una sorta di coerenza quantistica extradimensionale. Fenomeni paranormali, flussi di elettroni e basta, boh. Stringendo tutta sta roba, che ci serve? L'ho appena detto. Cioè? Boh. Sono teorie fantascientifiche. Se quel capoccione di Ludovico non fosse così scettico potrebbe darci una mano. Capirai. E chi lo smuove quello? Abbiamo i mostri dentro casa e lui pensa che gli stiamo facendo uno scherzo. Abbiamo un problema. Problema risolto. Dai, Ludovico, ci servi lucido. Ludovico, tutto bene? Sì, benone, non vedi? Ora parlo col professore, mi calmo. Gli parli di cosa? Di quello che ha trovato nella doccia. Mi sorprende, Ludovico. Non avrei mai detto che lei potesse credere nel paranormale. Beh, insomma, credere non lo so, però... Abbiamo mostri luminosi in casa e negli armadi. Ci crediamo. Se può aiutarci, crediamo in tutto quello che dice. Vi occorre una guida per studiare questi fenomeni, dico bene? Professore, mi scusi. Noi veramente, più che studiarli, vorremmo eliminarli. Non potete, se prima non li osservate.
Parliamo di bilanciamento di cariche, di polarità ben precise. Ma quindi è tutto vero? Ho paura di sì. Anni fa sviluppai con alcuni amici una tecnologia molto avanzata per contenere fenomeni spiritici. Quella strumentazione ha fatto scuola nel settore. Ah sì, cioè, nel senso, c'è un settore? Certamente. E negli anni 80 e 90 fummo testimoni di fatti eclatanti, pari per rilevanza all'esplosione a Tunguska nel 1909. Parla dei file di New York dell'84, 89 e 91, vero? Precisamente. Purtroppo, dopo lo shock iniziale, l'opinione pubblica ha preferito dimenticare quei fatti. Le autorità e la comunità scientifica hanno screditato le nostre teorie e in ambito accademico ormai evitiamo di parlarne. Assurdo. Ma comprensibile. Avevamo dimostrato l'esistenza della vita oltre la morte, ma in modo molto diverso da quello che tutti speravano. Perciò noi a chi possiamo rivolgerci? Ho una proposta. Se voi volete, potreste risolvere da soli il vostro problema. Noi? Posso mandarvi tutti i progetti e le istruzioni via email. Vi serviranno apparecchiature specifiche e anche un abbigliamento adeguato. Ah, sì, grazie professore, ma parlando di costi, apparecchiature e abbigliamento, ce li potremo permettere? L'eliminazione paranormale non richiede capi firmati e i dispositivi furono elaborati all'inizio degli anni Ottanta. All'epoca richiesero ingenti fondi di finanziamento. Oggi è tutto molto più abbordabile. Troverete molti elementi negli elettrodomestici di casa. E le cose più particolari potrei farvele ottenere, diciamo, sottobanco. Sottobanco in che senso? Immagino che non conosciate un rivenditore di ciclotroni. No, perfetto, sottobanco andrà benissimo. Riceverete del materiale dalla nostra sede americana. Ancora aperta! Beh, sì, c'è ancora molto materiale laggiù. A proposito, evitate di scuotere troppo le casse quando arriveranno. Potreste essere neutralizzati. Qualcuno dovrà dirlo al postino. Beh, che dire, professore? La ringrazio. Grazie. Grazie davvero, è un privilegio avere il suo aiuto. Ci stia bene lassù dove sta lei. Oh, io starò benissimo. In bocca al lupo, ragazzi. No, vabbè, è troppo figo. Ma cos'è sta roba? Ragazzi, finché non sappiamo con cosa abbiamo a che fare, non una parola al Dipartimento di Fisica e con Susanna. Io ho una reputazione da difendere. E anche una cattedra. Sì, sì, va bene, dai. Prendo un paio di cose al laboratorio e ce la facciamo. Sì. Se impegniamo il mestolo d'oro. Che c'è lì dentro? Regolatore bipolare. Regolatore bipolare. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo è? Pesante, Davide. Pesante. Tu scelto la mia. Possiamo controllare il raggio d'azione del flusso protonico attraverso un campo elettrico estremamente intenso al termine del percorso ciclotronico. Eh beh, noi mireremo lì. Non è stato come fare, non ti sembra un po' tanto, per una notte soltanto, perché stanotte verrà, o è una cosa sì, io stanotte verrà. Mobile, ma come mai è possibile che... Pronto? Cambia qualcosa se dico di no? No. Collaudo numero uno. Accensione. Toglilo. Ok, ok, sì. Toglilo, toglilo, toglilo. Davvero questa parte da fantasma che l'attivo non mi si addice. Cerco solo di poter riposare in pace. Tra tutte le villette di periferia, tu hai scelto la mia. Così stanotte verrà. Stando alla guida, appare che nella serpentina del frigo si annidi un semidio sumero. Simone, noi siamo sicuri che io un domani potrò comunque essere padre? Tranquillo, ho googlato avvelenamento da radiazioni. Le probabilità sono dalla tua. Collaudo numero 2. Accensione!
Toglilo. Niente, oh, non ce la facciamo. Non capisco quale sia il problema. Ludovico! Ludo! Ma Ludovico? Ah, non lo so, saranno 4 giorni che non lo vedo. Per me ci ha rinunciato. Oddio, è tornato scettico. Ma è tornato a Padova. O è rimasto in garage. Ludovico, ti togli la bomba atomica dalla schiena, ti fai la barba e vai a dormire un po', per favore. Funziona! Era già scoppiato. Va bene. Al mio 3, Ludovico apri la porta. Pronti? Apri la tu, scusa. Sì, sì, dai, pronti. 1, 2 e 3. Scusate. Sì, però poi pulisci tu, eh? Pulisci, rifare le tubature, chiudi il soffitto e rivernici anche. Aia. Se aveste incrociato ce ne saremmo accorti. Mi è sparato. Sparato. L'ha fatto in buona fede. Ora!
Li abbiamo. Fantastico. Li abbiamo. Devo scrivere al professore. Sì. Li scriviamo domani, eh? Adesso scaricate queste cose nell'unità di contenimento. Io vado a farmi un paio di docce. Tu perché ti sei cambiato? Ma come perché mi sono cambiato? Abbiamo la cena da Elisa e Luca. Non mi potete lasciare da solo. Ok, al primo segnale di scintille, tutti in strada. Questo quando esplode, esplode. Se esplode, dubbi sul protocollo? Negativo, scintille, passo indietro, serranda, correre, fuga in strada. Ciao Susanna, tutto bene? Sì, passavo per vedere come state, avevate una faccia l'ultima volta. E poi volevo vedere la nuova casa. Ah certo, vieni con me, ti faccio vedere subito. Lontano da qui, al sicuro, spero. Oh, andati. Dai, scarichiamo queste bestiacce. Hai allacciato bene la rete elettrica? Tranquillo, sono un professionista. Vi siete sistemati proprio bene. Grazie, l'arredamento l'ho curato quasi tutto io. Sai, ho seguito un corso di design, quasi per intero. Davvero? Sì, ho tanti interessi. E quindi aiuti anche Ludovico e Simone in questa specie di progetto super segreto? No, la fisica mi manca. Quale progetto, scusa? Dai, ho capito che tramano qualcosa. Simone non si fa quasi più vedere in laboratorio e Ludovico da un po' di tempo mi evita proprio. Sono strani. Strani? Inserire griglia d'ingresso. Neutralizzare il campo. E... hai impegni stasera? Alla sesta volta che mi rimbalzavano ad un altro sportello gli sono imboccato dentro e gli ho mozzicato una mano, abbastanza forte. Qualcuno fa il bis? Mamma mia, io scoppio. Oh, io invece azzardo un altro po', grazie Elisa. Ma da quant'è che siete amici tu e Davide? Da 2 anni, da quando lei l'ha lasciato. Sì, ma è stato un sacco di tempo fa, prima di conoscere Luca. Eh sì. Ti sono grato in un certo senso. In fondo era inevitabile, non eravamo compatibili. Lui non ha mai dimostrato interessi concreti. Grazie. Povero Davide, ma non è vero. Ha un sacco di interessi. Architettura, storia, giurisprudenza. Ha anche arredato la nuova casa. Ma pensa. Ah, a proposito, ma questa casa nuova? Dai, raccontate. È molto bello. Bellissima, sì, sì. No, c'è la fisica, poi si naviga veloce. C'è un problemino. Stiamo disinfestando. Scarafaggi. Che schifo. Questo non me l'avevi detto, ma grossi. Enormi. Sì, ma adesso con un po' di calma li facciamo fuori tutti, eh. Sì. Ragazzi? Mm-hmm. Che succede? Dove? Oh, avete cambiato faccia. Che c'è? Avete visto un fantasma? 2 veramente. 2 cosa? E dai, raccontateci tutto. Raccontate, raccontate. Allora, vi abbiamo detto che la casa è infestata. Non sono esattamente scarafaggi. Noi abbiamo un... Dai, Ludo, come dicevi l'altro giorno? Abbiamo un ambiente saturo di manifestazioni psicocinetiche tradotte in estenuazione ectoplasmatica aggressiva. Davvero? Tradotte in che? Tradotte in italiano, magari? Fantasmi, fantasmi, fottuti mostri dall'oltretomba, occhi luminosi, zanne, eh? Questa roba qua, ecco. Tanti saluti alla reputazione. E
È da quando abbiamo comprato la casa che c'è quella macchia. Una macchia bavosa. Sì, l'abbiamo asciugata e riverniciata 10 volte. E niente, sempre lì. E poi di notte la stanza diventa freddissima. E allora sentiamo dei passi in cucina, sempre. Una sera ho preso il crick e sono andato a vedere. C'era la luce della cappa accesa, ma non c'era nessuno. E il mattino dopo abbiamo trovato le sedie sul tavolo come se qualcuno avesse passato lo straccio. E non l'aveva passato nessuno? Mai uscire di casa senza... Fantastico! Ma allora è di questo che avete parlato col professore? Rilevo attività fra la terza e la quinta classe. Cioè è proprio un fantasma? Direi di sì. Questo freddo e i rumori si manifestano sempre ad orari precisi? In genere alle 2:30 di notte. Facciamo così. Noi torniamo domani sera con l'attrezzatura e vediamo cosa possiamo fare. E potrai vederla questa attrezzatura? No. Magari non subito, è ancora in rodaggio. Io ve lo dico, è facile che vi becchiate qualche reclamo dal condominio, eh? Già beccati. Rumori molesti. Sì, solo che non eravamo noi a farli. Sì, dicono tutti così. Vabbè. Oh, com'è tardi, noi andiamo. Sì. Sì, dai, andiamo. Sì, meglio. Dicono tutti così. Incommentabile. Non per essere sempre il pedante del gruppo, ma questo freddo... L'attrezzatura? Nel garage. Adesso prendo un invertitore protonico e li spacco. No, fermo. Porta. No, vabbè.
No, voglio morire. Il tablet. Perché? Perché no? Il tablet, no! No! Ludo, tu hai capito che è successo? Perché? Come andiamo, internauta? Cerchi ancora di vendicare il tuo tablet? Non si scherza sul legame tra un uomo e il suo touchscreen. Piuttosto, guarda qua, ho trovato un database che promette bene. Maghi, martiri e matti. Voglio sapere come ci sei arrivato. Ci pensavo ieri notte. Gli strumenti, le posate che cambiano materiale. Ho fatto una ricerca sugli alchimisti scomparsi a Roma. Non hai idea di quello che ho trovato. Fulgenzio Ippolito Margano. La faccia è la sua. Nato a Venezia nel 1639 e scomparso a Roma nel 1679. Fu chirurgo, speziale, matematico e alchimista. Scomunicato per eresia e beneficio a causa delle sue ricerche sull'elisir di lunga vita. Morto a 40 anni, andate benissimo queste ricerche. Ma non cercavano la pietra filosofale gli alchimisti? No, no, è vero, ce l'avevano anche con sta cosa della lunga vita. Sei molto preparato, hai fatto anche alchimia 1. L'ho letto. Harry Potter. Però ripete pietra. Forse il nostro fantasma del nastro turchese adesso sta cercando la pietra filosofale. Nastro turchese? In tutto quello che è successo ieri, tu hai notato il nastro turchese? Faccio attenzione ai dettagli. Un'attenzione morbosa, patologica. Modestamente. Resta il fatto che al nastro turchese i flussi non gli fanno niente. Idee sul perché? Nessuna. Mi deludi. Dopo la scomunica, Margano rimase in Roma, ospite del marchese Palombara, collega alchimista. Il marchese fu anche sospettato di averlo ucciso, ma l'assenza di prove, di un movente e di un cadavere fece cadere il caso. Immediatamente furono riportati avvistamenti dello spettro del Margano. Tali apparizioni però cessarono dopo pochi anni. Ottimo, un fantasma a tempo determinato, che altro? Immune ai protoni. E fuori posto. Che ci fai in casa nostra? Bisognerebbe dare un'occhiata alla villa. La vedo dura. Villa Palombara è stata distrutta nell'Ottocento per fare spazio all'attuale piazza Vittorio Emanuele. Ho capito tutto! Visto, il simbolo è lo stesso, mortacci sua. Pietra, porta. E se fosse questa la porta? La porta magica o porta alchemica è tutto ciò che rimane dell'antica Villa Palombara. E questa è la soluzione, sicuro. La porta, oggi ubicata nell'infiera di Piazza Vittorio Emanuele, era tuttavia la minore delle cinque. Forse l'ingresso a una dépendance della villa. Vabbè, sarà importante lo stesso. La porta principale, custode dei segreti più oscuri, fu rimossa alla distruzione della villa e in seguito acquistata dalla Fondazione Margano. Dobbiamo trovare questa fondazione. Che fu soppressa nel 1936 con l'accusa di pratiche abominevoli. E allora sto zitto. Diretta? I membri non la presero bene. Proteste e rivolte? Suicidio di massa. Scioperati. Qui dice che la Fondazione Margano aveva un cimitero privato sulla via Appia. Comodo, ci sono ammazzati tutti lì? Sì, lasciando questa frase. Colligit exercitus ad ducem ipsum. Si riunisca l'armata al suo generale. Si sono fatti fuori per raggiungere Margano nell'oltretomba. Ragazzi, mi sbaglierò, ma credo che il posto sia questo.
intensità elevata. Dunque sia il nostro spettro è un pezzo grosso. Scommetto che tutte le apparizioni in casa sono collegate a lui a questo posto. Tracciato intorno alla porta è strano, però. La struttura, i materiali interferiscono con la lettura, ma non riesco a capire in che modo. Vabbè, la porta è questa. Adesso dobbiamo solo trovare la pietra. Ragazzi? No, eh? No? No, 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 io allora vado. No, non vado. Chi sei? No, 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 il fantasma della bambina, no, 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 io non ce la posso fare, no. Per me potresti anche venire, Ludovico, che non sente ragioni. Pensa che la storia dei fantasmi gli farà perdere la cattedra. Ma figurati, è scemo a mantenere il segreto con me. Io sono affascinata. Dall'alchimista fantasma o dalla setta di suicidi? Un po' da tutti e due. Questo è strano. Strano. Nella mia media, se pensi a quello che mi tocca fare stasera a casa della mia ex. Catturare un fantasma dalla tua ex ti sembra strano? Direi. Io sono affascinata anche da quello. Molto. Sì, ho capito che la cosa ti inter... La doccia è libera, se vuoi. Vado. Bene. Credo di sì. Sicuri che quei cosi non ci sfonderanno casa? Tecnicamente qualcosa potrebbero incendiarla. Magari qualche buco nei tramezzi. Ah, ma tranquilli, fino ad ora ci ha detto abbastanza bene. Ah, che bello! Due 27, ci siamo. Pronto? Qui. Che cosa? Non lo so. Quarta classe. Non lo so di quarta classe. Ma voi quando l'avete studiata tutta sta roba? Mai. Ah! Estranei! Estranei!
Mi sa che l'abbiamo fatto arrabbiare. Bene. Più si incazzano e più mi piacciono. Strani. Io pulisco la fantastico, l'avete visto? Ludo, mi davi meno fastidio quando eri scettico. Adesso mi ha fatto incazzare lei! Simone! Questa è stata tosta, ma siamo stati più tosti noi. Ciao, cacciatore di fantasmi. Com'è andata ieri sera? Benissimo. Ma sai che queste disinfestazioni paranormali mi stanno prendendo? Oh, interessante, perché ti ho portato questo. Magari ti aiuta con le tue ricerche. Ma che sei matta? Ma questa è una specie di tesoro, dove l'hai trovato? Sono contenta che ti piaccia e ho dato un'occhiata, parla anche di quel Margano e c'è una bella bibliografia. Magari qualche libro ce l'ha in biblioteca. Tu sei... Non voglio dirlo. È Ludovico che ancora non si fida a dirti tutto. Che scemo. Io ci sono cresciuta tra le storie di fantasmi. Cioè? È una cosa molto personale e deve restare tra noi. Sì, 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 certo. Sai quelle storie che girano su New York, su quello che sarebbe successo negli anni 80-90? Certo, i file. Mia nonna Alice nell'84 ci lavorava a New York, alla biblioteca pubblica. È tornata con una specie di ossessione. Diceva che i fantasmi avevano invaso la città. Oddio. Sì, era anche il commento di mio padre, solo più scocciato. Alla fine nonna Alice era diventata la scema del quartiere. Secondo lei c'era una specie di complotto per insabbiare tutto. Pensavano che fosse uscita di testa. Non sarebbe stata la prima in famiglia, suo zio credeva di essere San Giuseppe. E invece adesso la cosa non ti sembra più tanto strana. Ok, basta storie tristi. Raccontami di ieri sera, voglio sapere tutto. Ragazzi, sono il signore degli archivi. Che hai trovato? Roba grossa, e tutto per merito di Susanna. Senti qua, il marchese de Palombara in la sua villa arcana prigione fe dell'ospite immondo, quel Margano che di morte ambì far zimbello. Dopo la demolizione della villa tutto quello che c'era dentro fu venduto o trafugato. Da un inventario ho fotocopiato questa. Guardate la didascalia, dice apocryphes philake, è greco, significa prigione arcana, era incastonata nella porta principale. Oh porca troia, ho capito. Palombara ha imprigionato l'anima di Margano in questa specie di cosa. Di pietra! Ecco la pietra che vuole il fantasma. La casa museo di Pieroni. Vuoi vedere che il padre ha comprato questo bel ninnolo con tutto il fantasma? Ma scusate, perché il marchese Palombara avrebbe dovuto ammazzare Margano? E che ne so, magari Margano avrà trovato l'elisir di lunga vita e Palombara l'avrà fatto fuori per prenderselo. Sì, vabbè, direi che comunque l'abbiamo risolta. E ripeto, se non fosse stato per Susanna, noi saremmo ancora carissimo amico. Ma voi ci pensate a quanti fantasmi ci saranno qui a Roma? Tu quando è che sei passato dallo scetticismo all'esaltazione? 10 giorni fa eri sconvolto. Ogni scoperta scientifica sconvolge il nostro sistema di credenze. I fantasmi non hanno demolito le mie certezze, le hanno ampliate. Quanto sei saggio. E pensate a tutti i fantasmi di questa città. Potremmo studiare anche quelli. E magari catturarli. Sei maledettamente saggio. Sì, tutto molto bello, ma perché adesso non pensiamo al nostro di fantasma? Giusto. Bisogna riunire la pietra e la porta. La porta l'abbiamo trovata e la pietra è da qualche parte a casa nostra. È fatta.
sono fatto di sogni. Ragioniamo. La pietra è qui da qualche parte. Sì, ma magari è tipo dentro un muro. Bravo. Va bene. No, dentro un muro no. Era per dire. Non possiamo continuare alla cieca. Il fantasma ci sta guidando. Costo vocione, hai visto? L'ha intimidito. Hai spaventato un fantasma. Renditi conto. No, niente. Ci abbiamo già guardato lì dentro. Ricontrolliamo. Aspetta. Sasso scolpito, in pratica è una trappola ante litteram. Il nucleo è una specie di gorgo ectoplasmatico caricato positivamente. Ecco perché i protoni non facevano niente a Margano, la sua vera essenza è qui dentro. Quindi noi che vedevamo? Il fantasma di un fantasma? Diciamo così. Una proiezione creata per via alchemica. Non riesce a comunicare in modo chiaro, ma è capace di attirare l'attenzione evocando altri spiriti. È la tipica storia di fantasmi. Oggetto trafugato, anima in pena. Sta cosa è la chiave per rimandare Margano dovunque debba andare. Portiamolo alla porta, subito. No, dai, tra un quarto d'ora io attacco in biblioteca. Vabbè, dai, lo accompagno io. Finiti, Simpson, andiamo. Pronto? Mamma mia, hai una voce. Ma che succede? Succede che io devo andare al lavoro e Simone e Ludovico vanno a Villa Margano a risolvere la faccenda. Rimettono a posto la pietra. Ora? Vuoi che vada con loro? No, meglio di no. Cioè, non dovrebbe essere pericoloso, ma non voglio che... Ma scusa, tu che ne sai di quello che vanno a fare? Pronto?
Durante la sua permanenza a Villa Palombara, il Marcano proseguì i suoi esperimenti e fu coinvolto nella morte della figlia di uno stalliere, una bambina. Secondo alcuni, quello fu il movente che portò il marchese a far uccidere l'alchimista, è certo. E poi Marcano è tornato come fantasma e Palombara l'ha imprigionato. Ma se la pietra era una trappola, la porta alchemica era l'unità di contenimento, perché lui ci vuole tornare? Dalla Fondazione Marcano e ad eccezione di una parte mancante del frontone ogni sua pietra fu ricollocata in verso opposto a quello originale per porca troia in verso opposto tua c'è linea sulla linea mortacci tu. Qualche idea su dove mettere la pietra? Come primo tentativo, io proverei lì, nella fessura a forma di questa. Aiutami. Ma tu che ci fai qui? Davide mi ha detto tutto e mi ha chiesto di venire a darvi una mano. Ci siamo. Ludo, attento! Avremmo dovuto portare gli zaini. Ce li ho in macchina. Se vi sbrigate per un po' ci posso pensare io qui. Ma tu non dovevi essere al lavoro. E tu non dovevi restarne fuori. Tieni. Ho parcheggiato sulle strisce dietro l'angolo. Bravo, se ti beccano sono 84 euro più eventuale rimozione del veicolo. Sì, ma mi rimuovi l'ausiliario qui, per favore. Abbiamo fatto un casino. E mi sa che è tardi per rimediare. Casino, perché? Mi prendete sti zaini, fate presto! Andiamo? Tranquilla, piccoletta, adesso lo fermiamo noi. Cosa vuoi fermare? Ma allora non hai capito niente! Che c'è da capire? Mia nonna ha sempre avuto ragione. E oggi, proprio qui, nella città eterna, il mondo intero scoprirà che esiste la vita dopo la morte.
Noi dobbiamo documentarlo, non fermarlo. Abbiamo dato il via a un evento soprannaturale gigantesco e stavolta nessuno potrà farlo passare sotto silenzio. Come sarebbe abbiamo dato il via? Perché pensi che ti abbia dato quel libro? Perché sei carina e premurosa? No, eh? È questo che volevo. È sempre stato questo. Da quando ascoltavo le storie di mia nonna. Le ricerche del professore mi hanno guidato, ma lui si è aperto solo con voi. Ha detto che nutro un interesse eccessivo. Eccessivo! Quale scienziato non si butterebbe in una sfida del genere? Nessuna teoria è dimostrabile senza una prova empirica. Eccola qui, la prova! L'ho trovata io! E se ne avanzano anche un 100-150 trappole non guasterebbero. Ha pilotato tutto lei! E tutto merito di Susanna! Che simpatico! La bambina fantasma ha cercato di avvisarci! Margano l'ha uccisa con i suoi esperimenti! Un tassello senza importanza in un mosaico trionfante! Una piccola nota stonata nel canto dell'immortalità! Ma perché lo stiamo ad ascoltare invece di sparargli a
Giusto! Sparargli! Perché non ci ho pensato prima? Ci ha fregato! I suoi discepoli hanno invertito la struttura della porta per farlo tornare più potente di prima! Polarità invertita! Osservate i portenti degli studi! Il mio spirito sopravvisse allo sfacelo di questo corpo e tornai! Ma il Palombara era scandalo! Chiuse l'essenza del mio spirito in quella pietra e la sigillò incastonandola nella porta. La stessa porta che oggi, nella nuova disposizione, mi ha reso libero! Tutto! Mirate alla pietra! Non agli spettri che cercano di farci fuori! Ti ricordi quelle interferenze? La porta ha prosciugato la carica del gorgo ectoplasmatico e la sta riversando nel terreno! È questo che dà a Margano l'energia per evocare le altre ombre e resistere ai protoni! Se noi ricarichiamo il nucleo della pietra, tornerà a fare il suo dovere! È una trappola a tutti gli effetti! Sì! Non ci dovrebbero essere grossi problemi! Vabbè, magari ripassiamo un altro giorno! No, dai, sentite, ce la facciamo! Voi tenetemi occupato quel vespaio! Io corro dritto verso la pietra! No, Simo, niente eroismi stupidi, per favore! Non siamo a Marines! No! Siamo a Chiappafantasmi! Sotto!
Oh, ragazzi, indietro. No, no, Simo. Adesso è tutto a posto. Vero? Era tuo quel nastro? Hai visto che abbiamo sistemato tutto? Adesso puoi andartene tranquilla. Mi sa che qualcuno ti sta aspettando da un pezzo. Tutto sto casino per una palla di Natale. È il nucleo positivo della pietra. È come se si fosse cristallizzato. In una palla di Natale. Oh, siamo stati forti. Io direi proprio dei gran figli. Ci è andata bene che non sono passati i vigili. Ah! Che ce la siamo cavata, sì. C'è comunque sempre un margine di miglioramento. Mamma mia, questo non si sbilancia mai, oh. Ma infatti, rilassati. Ah, scusate, un messaggio. Di chi? Boh. Buonasera, signor Lancia. Noi non ci conosciamo. Sono un'amica di Elisa. Mi ha dato lei il suo contatto. Mi scusi se la disturbo, ma ho saputo del lavoro che lei e i suoi colleghi avete svolto per risolvere il problema di Elisa. E niente, avrei un problema simile anch'io. Credo, non so, è che quello che ho da dire può sembrare un po' insolito. Il mio frigorifero ha... Beh, preferirei spiegarle a quattro occhi. Spero che possiate aiutarmi. Ovviamente sarei disposta a pagare bene per un vostro intervento. Di nuovo... Mi scusi se mi sono permessa di chiamarla, ma sa com'è? Se sei talmente nei guai da non sapere dove sbattere la testa. E chi chiamerai? Hai molto denaro, uomo, sarà forse questo che... Ti porterà stanotte ad incontrare me. Tra tutte le villette di periferia, tu hai scelto la mia. Spicchio la premobile, ma come mai possibile che il pianoforte suoni se non c'è nessuno qui oltre me? Voci che ti chiamano, tu corri per dal panico, ma non c'è un posto qui dove nascondersi. Devi andare. Cerco solo di poter riposare in pace. Tra tutte le villette di periferia, tu hai scelto la mia. Così stanotte verrò. E veniamo alla cronaca. Fantasmi e acchiappafantasmi aumentano le polemiche. Altre apparizioni segnalate in tutto il mondo. C'è chi sostiene che questi disinfestatori professionisti dell'etereo siano la causa di tutto. It's the apocalypse. It's crazy here, but I've got some really cool stuff for you to see. All right, hey, what do we got up next? We just got 4 more local calls. That's 12 down south, 7 up. Fantastic. Dude, what are you doing here? Can't you see it's the apocalypse? Get over it. Do not worry. We have everything under control. We handle this kind of thing all the time. We'll be right back.
it, it's about £5,000 worth of a collar tree, wasn't it? Yeah, mostly about that. Yeah, at least that, okay. But I think more than anything, well, I mean, we are here, and you need to show proof that we've been around, so just bear with me a second, so just... No, ghost, no, go on the roof! That brings the punches for me more than anything, huh? Cercasi segretaria per startup promettente, avete scritto. Lavoro d'ufficio ben retribuito. Ah. E certo, e adesso questa si presenta qui e noi le spieghiamo che cacciamo fantasmi con 3 bombe atomiche sulle spalle. Simone, ti preoccupi troppo. La parola d'ordine è enfatizzare minimizzando. Enfatizzare le nostre figate tecnologiche minimizzando la gravità della nostra situazione. Consigliabile credere a... UFO, proiezioni astrali, telepatia, ESP, chiaroveggenza, fotografia spiritica, telecinesi, medium scriventi e non scriventi, mostro di Loch Ness e teoria sull'Atlantide. A posto. Nel senso che... Nel senso che a posto. Tutto a posto. Beh, direi che possiamo prenderlo per un sì. Ecco, allora, questa è la nostra unità di contenimento. Le trappole vanno inserite qui. È una griglia laser ad altissimo voltaggio. Questo dispositivo è stato realizzato... rumori strani? Puzzette pesanti? No, perché io ho bisogno di calma per lavorare. Puzzette e rumori? No, non credo. Non troppo, giusto? E questi sono i nostri zaini protonici. Sparano un flusso di protoni che in virtù della loro carica positiva... Sì, la carica positiva. Ma sì, con qualche ritocchino questo posto potrebbe anche diventare vivibile. E lei ha già qualche esperienza? Esperienza. Chiedevo. E questa sarà la sua postazione? Sarebbe, se lei dovesse accettare il lavoro, venire a lavorare per noi, con lo stipendio che le daremo noi, con quello che facciamo noi. Bravo, Simo, un po' più disperato. Conquistiamola con la compassione. Magnifico, la vedo già perfettamente a suo agio. E oggi ci attivano anche la linea telefonica. Il suo lavoro sarà ricevere le telefonate e tenere un po' d'occhio i conti. Lo sa. E lo so che lo sa. Oh, ecco la nostra prima telefonata. Beh, prego, prego, se vuole può già rispondere lei. Fantasmi. Something strange.
Thank you.